Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi vado a mostrare tutti i prodotti finiti a luglio. Comincio subito perché il sacchetto è abbastanza pieno e quindi appunto è il caso di cominciare subito. Mi sono già premunita con il sacchetto della plastica, spostiamo le cose e quindi comincio subito. Allora, primo prodotto che abbiamo finito durante appunto il mese di luglio sono queste salviette qui, 1000 usi disinfettanti di Fresh & Clean. Era la seconda volta che le compravo, qui all'interno ci sono 40 salviette imbevute con credo un disinfettante e le abbiamo utilizzate e le utilizzeremo perché sicuramente le ricomprerò per disinfettare i cellulari, l'orologio, insomma tutte le cose che tocchiamo quando siamo fuori casa, visto che i guanti non li usiamo, almeno quando si arriva a casa si disinfetta tutto con questo prodotto. L'avevo pagato 1,99 euro da Ipersop, però l'ho visto in altri milioni di posti. In questo momento ne ho di scorta 15 salviette del DEM. Quando terminerò quelle, credo che ricomprerò queste qui Fresh & Clean perché mi sono piaciute di più. Le trovo più sottili, più umide, più funzionali, insomma più comode. Per cui, buone, mi sono piaciute molto. Andiamo avanti. Veramente le porcate forse le potevo dividere prima di iniziare a registrare, però non importa. Finito questo dentifricio qui Colgate Maximum Protection con neutralizzatore degli acidi dello zucchero. Non ci è piaciuto per niente. È una pasta dentifricia bianca che lasciava a me personalmente la bocca impastata e non mi piaceva il gusto. A Simone gli procurava proprio un fastidio alle gengive, per cui proprio uno di quei dentifrici da non comprare mai più, da incubo. E notare che erano pure 100 ml, quindi tu dici, insomma, è lunga finirli 100 ml. Infatti me li sono dovuti smazzare tutti io perché mio marito quando non gli piace una cosa non la usa. Ecco. Poi io ho terminato le mie mascherine, queste qui, mascherine per bambini di OVS, erano 10. Le trovate appunto all'OVS vicino alle casse, costano 7,95 euro, sono 10 mascherine, quindi 79 centesimi l'una. Io mi sono trovata veramente molto bene perché ho comprato queste qui per bambini, in primo luogo perché la mascherina chirurgica a me personalmente è larga, quindi qua sotto mi rimane volante, e in secondo luogo perché queste sono tutte colorate e mi fanno meno tristezza della mascherina chirurgica, ma questa è una motivazione puramente frivola, diciamo che la prima motivazione è quella giusta, ecco. Le ho terminate e ovviamente le ho ricomprate perché le trovo veramente valide queste qui di OVS. Queste qui erano rosa con i dinosauri, quelle che ho preso sono azzurre con i coniglietti e i pulcini, cioè che ve lo dico a fare, 34 anni buttati così nel cesso. Vabbò, allora, poi prodotti per la casa dopo. Finito questo deodorante Borotalco Intensive, questo è proprio quello per chi suda tantissimo, vedete che 4 gocce è il massimo, diciamo. L'ho trovato veramente ottimo. Questo se uno ha problemi di sudorazione, una sudorazione magari un po' con un odore non proprio fantastico, questo qui è il prodotto ideale. Io questo l'ho pagato 99 centesimi sempre da Ipersop, ma lo vendono ovunque anche questo qui. Microtalco, ipersudorazione, antialoni, buonissimo, cioè non ha lati negativi questo prodotto. Devo dire che tutti i deodoranti di Borotalco che ho provato mi sono piaciuti, per cui anche questi ve li consiglio. Poi, questo è sempre un prodotto per la casa, lo molliamo qua. Finito il bagnoschiuma Vitamania della Faberlic, questo qui mango e papaya, 200 ml di prodotto, me l'aveva mandato Antonella, che saluto e a cui mando un bacio, ciao Antonella e grazie ancora. Questo qui voi l'avete visto nell'ultimo video che ho pubblicato ed era il video dei bagnoschiuma, quel video lì l'avevo registrato prima di andare al mare, per cui sono passati tanti giorni prima che ha visto la pubblicazione, quindi non è che da un giorno all'altro ho finito il bagnoschiuma, sono passati diversi giorni. Mi sono trovata veramente molto bene perché è un bagnoschiuma cremoso, molto profumato, fa una bella schiuma, non aggredisce il corpo, rimane il box doccia profumato, quindi non, veramente buono. La profumazione è tipicamente estiva con i frutti esotici, quindi mango e papaya, è ottimo, cioè che ve lo dico a fare. Ne ho ancora uno, mamma mia, sa proprio di succo tropicale. Quando comprate il succo tropicale, come vi dicevo nello scorso video, quello lì della Bravo, della Skipper, Santal, chi più ne ha più ne metta, ha proprio questo odore, succo tropicale. Buonissimo, ne ho ancora uno anguria e melone, però in questo momento ne sto usando un altro della Borotalco. Ecco. Ok, andiamo avanti. Ne ho di roba sto giro.
due deodoranti, uno mio, uno di Simone. Allora, Simone, durante il mese di luglio ha utilizzato questo deodorante qui, Aline. Questo qui era neutro con profumazione talco, 48 ore lunga durata, preso da INS per 99 centesimi o 1,29 euro, ora non ricordo. Simone si è trovato veramente molto bene. So che gli è piaciuto, non si è mai lamentato, per cui penso che in futuro si possa ricomprare, visto che il prezzo è così basso e la resa è ottima, se lo fa. Deodorante che non mi è piaciuto per niente, questo me lo ero comprato io personalmente sul sito di Mediterranea, che non è nient'altro che la stessa azienda che vende l'olio dei fratelli Carli, si è messa a fare appunto anche i cosmetici da qualche anno e si chiama appunto la linea Mediterranea Natura. Io ho preso questo deodorante in spray perché amo la profumazione del pino. Quando leggo pino marittimo dico vai, fantastico, un deodorante alpino mi piacerà da matti, fresco, sa proprio di pino silvestre. Assolutamente no. Assolutamente no, una profumazione veramente legnosa. Mi ricorda un profumo che avevo provato tempo fa, che forse mi aveva mandato qualcuno, ma neanche, perché il Palo Santo di Carner Barcellona è più buono di questo. Proprio sa di corteccia di albero amara, coriacea, stantia. No, non mi è piaciuto, cioè trovo che non abbia assolutamente niente del pino marittimo, del pino silvestre, di fresco, di verde. No, trovo che sia un legnoso veramente amaro, duro e puro. Io sono per le profumazioni amare, ma così sinceramente mi sono illusa. Leggo scritto pino marittimo, poi sento questo odore fortissimo di legno, coriaceo. No, non mi è piaciuto, non lo ricomprerò più. Però finalmente mi sono tolta sta voglia perché era da un po' di tempo che viaggiavo sul sito e dicevo chissà questo deodorante com'è. Ecco, ora che l'ho provato, anche no. Mazza, ne ho di porcate, anche a questo giro. Poi, finito, sempre un altro sapone liquido del marchio Faberlic, questo qui sempre della linea Vitamania, questo era carambola e passion fruit, buonissimo. Questo era veramente meraviglioso. Praticamente appena Antonella mi ha fatto arrivare questo pacco, perché questo è sempre un regalo di Antonella, io questo l'ho subito messo nel lavandino e ci siamo trovati benissimo da subito. Molto cremoso, molto profumato, non aggredisce la pelle, veramente buono. Ci è piaciuto tantissimo. Ottimo. I prodotti Faberlic vendono, calma, i neuroni si sono inceppati. Ok. Vengono venduti un po' come viene venduto Avon, cioè a mezzo catalogo e quindi con un rappresentante. Però Antonella, se stai guardando questo video, magari scrivi qua sotto come si fa ad acquistare i prodotti Faberlic. Non per me, ma per persone che mi hanno già chiesto sotto diversi video come si fa ad acquistare. Io non me lo ricordo, non mi ricordo se bisogna andare sul sito e registrarsi per poi essere contattati da una rappresentante. Ora non me lo ricordo, per cui se me lo puoi scrivere te ne sarei grata. Comunque, la Faberlic ha un catalogo vastissimo, 1 miliardo di prodotti, cioè quando guardate il catalogo poi diventa impossibile non comprare, anche perché i prezzi sono bassissimi, cioè fantastico. Guardate il catalogo. Poi non ci guadagno niente, non è una collaborazione, assolutamente. Sto morendo di caldo. Forse l'occhiale, proprio quando registro qui, non è il caso, vero, metterlo, perché mi sta scendendo. Fra un po' registrerò il video così, tipo mia nonna. Allora, finito questo shampoo e balsamo di Avon, questo qui alla banana della linea Natural Kids. Mi è piaciuto molto, ne avevo acquistate due confezioni, secondo me nel 2019, questa è la seconda. Mi sono trovata molto bene, però ecco, non lo ricomprerei più. Non perché non sia buono, è buonissimo, mi piace il profumo, mi piace la resa sui capelli, mi piace tutto, però mi è stufato. Sapete che io già con un prodotto solo mi stufo, pensa quando ne provo, cioè quando uso lo stesso prodotto 2 volte, a una certa mi viene voglia di cambiare. Però il profumo è meraviglioso. Sebbene Simone non ami queste profumazioni un po' gourmand fortissime, questo qui lui lo adora. Infatti qualche volta, pur non dovendo, perché lui deve usare il restivoil, l'ha utilizzato anche lui, perché gli piaceva troppo, ecco. Poi andiamo avanti. Finito. Stavo dicendo, abbiamo finito questo sapone liquido di Tiger. Lo avevo pagato 50 centesimi proprio nel mese di giugno, perché Tiger, dopo la riapertura del lockdown, aveva messo un sacco di prodotti al 50%. Quindi il prezzo originale di questo sapone liquido Alteverde è 1 euro, però appunto lo vendevano a 50 centesimi. Io ne avevo prese due confezioni, una per me e una per mia zia. Mi sono trovata molto bene, lo trovo un ottimo sapone, non è antibatterico, è un sapone liquido molto semplice. Io l'ho utilizzato
lavato in cucina, quindi proprio quando andavo a cucinare poi dopo mi lavavo le mani, anche se io non maneggiando aglio, cipolla e pesce non è che avessi le mani puzzose, però comunque l'ho utilizzato in cucina e mi ha dato una grande soddisfazione, mentre invece mia zia questo l'ha proprio utilizzato in bagno e anche a lei è piaciuto, perché anche lei l'ha messo subito in uso. Buono, se lo trovate a 50 centesimi secondo me conviene fare scorta, se può fa. Poi finito un detergente intimo, questo qui era quello di Simone perché non l'ho usato io. Io con questo non mi sono trovata bene, l'ho provato una o due volte, mi ha dato fastidio, per cui ho detto per carità glielo regaliamo al marito che testa sempre molti prodotti. Questo è del marchio Tiama, Toscana Bio Cosmetics, detergente intimo all'iris biologico extra delicato, tutte queste balle varie o claim, come li vogliamo chiamare. 300 ml di prodotto, pagato sui 3-4 euro sul Giardino dei Libri a marzo, se non forse ad aprile massimo, no, ma aprile è troppo recente, secondo me a marzo o febbraio l'ho comprato, non mi è piaciuto per niente. Simone invece si è trovato bene e quindi in futuro lui potrebbe ricomprarlo, ecco, potrebbe riusarlo, però siccome la spesa dei cosmetici la faccio io, non lo ricomprerò. Tac! Come faceva Titina De Filippo nel film Totò è fuorilegge con Totò, facevano tac, no, tac lo faceva Renato Pozzetto, però Totò e Titina facevano così. Ok, vabbè, citazioni come se piovesse, un attimo, lo so, dovevo dividere le porcate prima. Simone ha finito il Restive Oil, olio shampoo per cute sensibile, sebo normalizzante per capelli normali e grassi. Questo qui era 250 ml, comprato in farmacia, forse per 10 euro, non mi ricordo più. Questo è uno shampoo per chi ha la cute molto sensibile, per cui per esempio persone che hanno follicoliti, brufoli magari sulla cute dovuti al sudore, insomma... È un olio shampoo per persone che hanno veramente la cute molto molto sensibile. Io ho provato a utilizzarlo due volte, non questa confezione ma una confezione vecchia, per me non va assolutamente bene. A me il del Restive Oil proprio non mi lava la cute, nel senso che si deposita proprio nella cute e al momento del risciacquo, mi risciacquo i capelli, me li asciugo, mi tocco la cute, mi trovo tutto il sebo già dopo il lavaggio, per cui per me assolutamente non va bene. Mentre invece Simone, che penso che non abbia sebo, perché non gliel'ho mai visto, neanche un pirulino di sebo, questo qui va benissimo per lui, ecco. Restive Oil ovviamente l'ha già ricomprato, la variante che gli ho preso io, perché sono andata io da Ipersop a comprarglielo, però è diversa perché ha il tappo verde ed è rinforzante, poi anche quello è un claim, comunque so che si sta trovando bene anche con quello, ma tanto ve lo farò vedere appena finirà. Questo potrei tirarlo su. Finito un altro shampoo, Head & Shoulders Menthol Fresh. Questo l'avevo preso io sempre nel 2019, quando utilizzavo appunto la lozione anticaduta Minoxidil, mi si squamava la cute e quindi avevo questi pezzetti che da lontano sembravano forfora. Comprato Head & Shoulders, comprato Pantene shampoo balsamo più trattamento e invece Head & Shoulders, tra i due antiforfora ho preferito Pantene. Anche questo lo trovo buono, questo qui al mentolo, quello classico mi piace meno, però comunque è un buon antiforfora. Adesso basta perché non ho mai più avuto questi pezzetti volanti, per cui non l'ho più ricomprato, però qualora dovessi riavere di nuovo dei pezzetti di cute squamata, penso che mi rivolgerei più al Pantene antiforfora, perché quello era veramente magnifico, nel senso che dopo il lavaggio vedete proprio che vi pulisce completamente la cute da questi pezzetti, meraviglioso. Andiamo avanti, ne ho però, è di roba, diciamolo. Ecco, vedete quello che dicevo prima, di nuovo altra confezione di salviette Fresh and Clean, 1000 usi disinfettanti. Queste qui, a differenza della confezione che vi ho mostrato prima, di questa qui, queste sono più spesse e sono anche più grosse. Queste qui sono più sottili e sono più piccole. Qua ce n'è 40, 1,99 euro, e qui ce n'è 20, sempre però 1,99 euro, quindi conviene più questo. Queste, diciamo che se dovete disinfettare superfici un po' più grosse, queste convengono, mentre invece questa qui è talmente piccola che non è che potete disinfettare chissà che, motivo per cui queste le tenevamo, come vi ho detto poc'anzi, per disinfettare cellulari, orologi, insomma oggetti di uso comune che quando sei in giro tocchi anche con le mani sporche, arrivi a casa e le disinfetti. Ottime! Veramente penso che siano le salviette migliori disinfettanti che io abbia mai provato fino ad adesso, poi vediamo, magari mi troverò bene anche con quelle del DM, non lo so.
Poi due prodotti molto interessanti per la skincare. Oggi sto facendo una fatica, un caldo. Allora, due prodotti interessanti per la skincare me li ha mandati entrambi Diego, quindi probabilmente li avete visti in un video recentissimo. Diego mi ha mandato una serie di prodotti da farmi provare e io me li sto provando piano piano. Allora, primo prodotto, questo detergente per il viso Domus Olea Eco Bio, crema sapone viso e zone seborroiche. Non mi è piaciuto per niente. Ecco, quindi voi dite, Silvia, ci hai fatto tutta questa introduzione per dire che non ti piaceva? Sì. Sono scema, può essere. Non mi è piaciuto per niente, non ho notato questo effetto sul sebo disseccante. Non mi è piaciuto, però sono contenta di averlo provato. Io provo mol con molto piacere prodotti nuovi, soprattutto quando si parla di detergenti per il viso. Altro prodotto che invece mi ha mandato Diego mi è piaciuto tantissimo, a tal punto che me lo sono comprato e quindi mi deve arrivare domani o dopodomani. È praticamente questa polvere detergente per il viso. Si chiama, allora, il marchio è Clinique ed è proprio una polvere bianca che si presenta così monouso, monodose. Ve la mettete sul palmo della mano, sembra proprio fecola di patate. Poi mettete, anzi, descriviamo bene, prima vi bagnate le mani, poi mettete la polvere nella mano, iniziate a fare così, questa polvere si scioglie, diventa una schiuma, vi detergete il viso e vi dà un bellissimo effetto. Mi ha convinto a tal punto questa polvere detergente che me la sono comprata, per cui che dirvi. È molto caro, come trattamento, però io penso che una volta all'anno, una, non dico 2, 3, 50, un buon investimento per la skincare se lo fa, vero? Cioè questo lo dico per auto, ovviamente giustificare l'acquisto. Venitemi incontro, ecco, datemi ragione, sto scherzando ovviamente, so benissimo che potevo risparmiare perché potevo comunque usare le mie saponette, però ogni tanto mi va di dare al mio viso qualcosa in più. Trovo che sia un ottimo prodotto, voi mi direte perché? Perché trovo che mi abbia seccato bene i brufoletti attivi e dopo che sono tornata dal mare ne avevo diversi nel mento e nel naso. Mi ha seccato molto bene i brufoletti attivi, ma non mi ha seccato la pelle che comunque invece era senza imperfezioni, quindi priva né di brufoli, scusatemi, priva di brufoli e priva di punti neri. L'ho trovata una buona detersione, non vedo l'ora che mi arrivi il pacco, così me lo inizio a riutilizzare. Molto buono. Clinique è una garanzia, ma in realtà non è detto. Io avevo usato il sistema di Clinique tre fasi, come tutte le persone che hanno la mia età e che hanno avuto i brufoli, penso che l'abbiamo usato tutti, però devo dire che questa polvere mi sembra una roba un po' più moderna, un po' meno aggressiva, ecco. Ok, finiti finalmente questi cerotti per punti neri al carbone vegetale, questi sono di Ipersop, c'è scritto che sono di Ipersop, sì. Li avevo messi in un video dei bocciati perché a me purtroppo questi non mi rimuovevano nulla. Quindi mettevo il cerotto, andavo a toglierlo un punto nero. Mettevo il cerotto, andavo a toglierlo con quelli della Nivea, 86 punti neri. Vuol dire che questo qui su di me non è efficace. Non posso dire lo stesso però su Simone, perché questi su Simone rimuovono la qualunque, per cui bisogna proprio, dipende proprio dal tipo di pelle. Non li ricompro, ovviamente, perché se non sbaglio avevo trovato, non mi ricordo più dove, forse al Gigante, un'offerta, 1,99 € di Nivea, ne ho presi 3 o 4 confezioni, per cui per ora sono a posto per un po'. Ok, poi finito questo detergente intimo che mi è piaciuto tantissimo, del marchio Derigin, ma è quello il marchio? No, il marchio è questo qui, Sella al massimo. Il nome invece del detergente intimo è Derigin al Tea Tree Oil Travel, quindi questo è un detergente intimo da viaggio. Sono 100 ml di prodotto, mi è durato tantissimo. Io questo lo tengo sotto la doccia. Tea Tree Oil, quindi profumazione tipica dell'olio appunto di Malaleuca. Profumazione tipica, rinfrescante, buono. Mi è piaciuto tanto. Ne avevo ancora una confezione perché ne ho comprate due. Le avevo trovate in promozione a 1,80 € e questo è prodotto di farmacia, per cui il prezzo è buono. E ne avevo presi appunto due. Adesso sto usando la seconda ed è molto buono, mi piace. Chissà che in futuro io non acquisti la full size di questo Derigin della Sella. Buono, mi è garbato. Ok, andiamo ancora avanti. Mazza, ne ho usata di roba a luglio, devo dirvi la verità. Sono piena di roba. Allora. Andiamo pian pianino. Allora, patch per i oculari, questi qui di Avon per le occhiaie. Questi sono in idrogel, sono dorati, come vi fa vedere appunto il disegno del panda. Io li trovo efficaci, nel senso che vanno a idratare
parzialmente la zona, vanno a schiarire molto leggermente la zona, sono una buona coccola, li potete tenere in posa anche 2 ore, perché l'ultima volta io questi li ho tenuti 2 ore, 2 ore e mezza, e poi sono uscita perché avevo appunto un impegno alla sera, mi sono trovata molto bene. Mi piacciono e in futuro credo che li ricomprerò. Se Avon mi sta ascoltando, magari se abbassasse il prezzo, magari uno può pensare di fare la scorta, mentre invece costando 4 euro o 5, 4-5 euro costano, uno se deve scegliere tra questi e Sephora, visto che più o meno l'effetto è lo stesso, va su Sephora. Se Avon abbassasse un po' il prezzo, andrei su questi, perché secondo me questi li potete usare per più tempo. Quelli di Sephora tendono a seccarsi un po' prima, mentre invece questi durano un po' di più. Se li ho tenuti 2 ore, ci sarà un motivo, no? Poi, detergente intimo EOS Bio Verde. Questo qui deve avermelo mandato qualcuno. Sono in dubbio se è Teresa o Diego, forse è Teresa. Mi sono trovata bene, devo dire. L'ho provato, mi sono trovata bene. Poi, altro prodotto che mi ha mandato questo Teresa, ed è un prodotto delle Driadi. Questo gel defaticante piedi, effetto freddo. Anche questo mi sono trovata bene, l'ho utilizzato post pediluvio della sera. Fantastico per l'estate, mi è piaciuto. Però sempre della stessa linea, ora non lo trovo, dovrei andare a scartabellare tutto il sacchetto, e perché non farlo, visto che siamo qua, facciamolo. Ecco, della stessa linea, sempre delle Driadi, ho usato anche il balsamo emolliente, questo qui per talloni e piedi disidratati. Anche con questo mi sono trovata molto bene, quindi grazie Teresa, questi due sono sicura che me li ha mandati Teresa. Grazie mille, mi sono piaciuti molto. Poi, body lotion, questa qui del marchio Savon, al patchouli, lavanda e vaniglia. Questa qui me l'hanno data da Coin, proprio mentre stavo uscendo, sono andata a fare un giro, sono uscita e me l'hanno data senza che io avessi comprato niente. 15 ml, mi è durata 2 o 3 applicazioni appunto di crema idratante, mi sono trovata bene, ha un profumo buonissimo, tra l'altro. Mi era rimasto impresso perché aveva un profumo straordinario, un mix tra patchouli e lavanda, ma non... Cioè, senti dire patchouli e lavanda, ti aspetti una roba... E invece no, è molto buono. Forse un po' invernale, ma molto buono. Mi era piaciuto veramente tanto. Buono. Poi andiamo avanti. Finiti questi maxi dischetti del marchio Nilo. Questi qui erano 50. Non mi ricordo dove li ho presi. Europrezzi, Shopping World. Li ho comprati proprio tipo a gennaio. E quindi non mi ricordo solo... Ah no! Mi ricordo. Questi li ho presi, ho capito dove, al CRAI sotto casa, quindi devo averli presi a febbraio o marzo, quello lì carissimo che adesso poi ha definitivamente chiuso. Mi sono trovata bene, erano grossi, non si sfaldavano, buoni, 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 buoni. Poi, ah, perché non ho acceso il ventilatore? Non lo so, non me lo chiedete perché non lo so neanche io. Ok, stiamo usando già da un po' di tempo io e Simone questa saponetta del marchio Le Petit Olivier, sapone extra dolce alla lavanda. Questo ce l'aveva portato da Parigi Francesco, il nostro amico appunto che lavora e vive appunto a Parigi, ce l'aveva portato da lì lo scorso anno e l'abbiamo messo in uso quest'anno. Ci troviamo bene, un sapone fantastico per il viso e per il corpo, molto molto semplice, non ha grandi effetti ma non ha neanche grandi difetti. Buono. Il profumo è buono e fa un bell'effetto, ci piace. Butto tutto per terra, poi dopo ritiro, va? Altri patch per gli oculari, questi qui al Ginger di Sephora. Questi me li aveva mandati Simona Viola Puro. Mi sono piaciuti abbastanza, sì, devo dire. Tra questi qui al Ginseng e quelli di Avon, ho preferito quelli di Avon. Diciamo che... Tendo ad acquistare più Sephora per il semplice motivo, come vi dicevo prima, che ogni tanto questa roba qui la vendono, se riesco a parlare, in promozione a 1,90 euro. Quindi 1,90 euro confronto 3-4 euro di quei patch lì. Meglio Sephora se uno vuol risparmiare. Poi se uno vuole anche evitare di illudersi che le occhiaie vanno via, evita di comprarli. Ma questo è un altro discorso, giusto? Ok. Finito per quanto riguarda il make-up, mi sto truccando pochissimo come vedete dagli ultimi video. Finito questo mascara qui di Sephora che si chiama Size Up. Questo me l'ha comprato Simone da Sephora a gennaio per il nostro anniversario. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, io ero prevenuta con i mascara Sephora perché ne avevo provato uno o due. Mi sembra lo scorso anno, quindi parliamo dell'inizio del 2019, e mi ero trovata veramente male.
cioè non mi piaceva l'effetto che mi davano. Mentre invece con questo size up mi sono trovata benissimo, vedevo proprio le ciglia belle lunghe, belle divise. Buono, mi è piaciuto, vi faccio vedere lo scovolino. Allora, questa è la mini size da 5,90 euro ed è da quanti ml? 5 ml. Eccolo qui, questo è lo scovolino, questa è la mini size. Io mi sono trovata molto molto bene. Sembra che ce ne sia ancora un po', però, in realtà. Non puzza neanche, cosa che è interessante da sapere. Mi stavo perdendo, volevo dirvi, se siete alla ricerca di un buon mascara ma volete spendere poco, provate questo qui, 5,90 euro, sono 6 euro, non è proprio economicissimo, però uno prova. Se state cercando un buon mascara, io con questo mi sono trovata bene, ecco. Non mi dà nessun problema, nessun fastidio. Buono, mi è piaciuto, mi è garbato. Io sto crepando di caldo, cioè, boh, non ho parole. Poi ho preso questi. Ah, questi sono dei foglietti salvabiti del marchio Zig Zag, rinfresca armadi e cassetti e protegge i tuoi capi. 4-5 foglietti che si mettono appunto nei cassetti e negli armadi. Sono foglietti profumati, qui dice che sono anche antitarme. Ah, no, sono 12 foglietti. Dove ho letto 4 foglietti? Boh. 12 foglietti, mi sono trovata molto bene. Non mi ricordo più dove li ho presi, ma devo averli pagati tipo 50 centesimi, forse all'Ipersop, non lo so. Erano in offerta, li ho pagati pochissimo per quello che li ho presi. Un prodotto che invece mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso in farmacia, sono questi sacchetti profumati appunto sempre per cassetti di erbolario della linea Spezie. Io credo che la linea Spezie di erbolario sia da 30 anni che non la facciano più, o sbaglio, correggetemi se sbaglio, perché sarebbe bello provare anche il profumo, il bagnoschiuma, nel caso ci fosse, io però non li ho visti. Vi dicevo, questo l'ho preso in una farmacia a Ivrea una mattina che sono andata a fare una commissione con mio padre, mi trovavo in farmacia e li ho presi. Li ho pagati 7 euro. Questa confezione contiene solo due sacchetti profumati, per cui è un furto. Siamo d'accordo, sì, è un furto. Comunque io li trovo veramente buoni. Cioè, questi profumano i cassetti, altro che zig zag, quelli che vi ho fatto vedere un attimo fa. Questi proprio. Questi sono profumatissimi, anche solo questa scatola profuma da matti tutto il sacchetto dei prodotti finiti. Molto buona, mi piace questa linea Spezie di Erbolario. Se qualcuno sa se sono ancora in vendita, se la producono ancora e se esiste il profumo, qualcuno me lo dica, ecco. Andiamo avanti. Allora, qui ho ancora un tot di cose, ma cominciamo con i prodotti per la casa perché ne ho diversi qui davanti. Allora, detergente, sapone per i piatti liquido. Questo qui della Faberlic ai carboni, quindi era proprio un gel nero, non grigio ma nero, concentratissimo, magnifico. Io e Simone ci siamo trovati benissimo. Super concentrato, cioè vuol dire una goccia o due sulla spugna e vi fate tutti i piatti, pentole, posate, bicchieri. Veramente buono, mi è piaciuto tantissimo. Vi consiglio di dare un'occhiata al catalogo Faberlic, non so se si è capito. Dovete dare un'occhiata. Poi finite queste salviette V5 prese all'Idol, non mi ricordo quando. Queste qui sono appunto per il bagno e per la tavoletta del water, ecco. 25 salviette, non mi ricordo quante le ho pagate, credo 79 centesimi, non più di 1 euro, 80 centesimi. Mi sono trovata molto bene, era già la seconda o terza volta che le prendevo e in futuro sicuramente le ricomprerò perché sono buone. Mi piacciono, disinfettano bene, lavano bene, ottime, mi garbano assai. Altro prodotto sempre per la casa, le spugne della Bileda, queste qui Glitzy Crystal 2 più 1, super offerta. Credo di averle prese da Ipersop per 1 euro. Boh, non me lo ricordo. Io quando compro le spugne non memorizzo dove le compro. Memorizzo il fatto che lì c'era un'offerta, 1 euro, e allora le prendo. Non ricordo. Comunque devo dire che sono delle ottime spugne. Cioè durano veramente tanto, non si sfalda la parte verde. Veramente buone. Mi sono garbate assai. Andiamo avanti. Altro prodotto per la casa che ho finito, ma ormai lo sanno tutti. Dash Actilift. Questo qui classico, 17 lavaggi, è ottimo. Profuma tantissimo i capi che andate a lavare, li ammorbidisce, li stirate meglio, credo, perché io non stiro, ormai questo si sa, li profuma, a me piace il Dash, cioè quando escono dalla lavatrice io vengo inondata da quel profumo, li stendo, metto lo stendino fuori, poi rientro lo stendino, quando è tutto asciutto ancora sento il profumo, piego, metto nei cassetti, apro i cassetti, sento ancora il profumo, cioè per me il Dash è
Il Dash è il Dash, non... cioè è difficile confrontarlo con altri detersivi, a mio avviso. Per cui Dash forever and ever. Ovviamente gli altri detersivi li compro, perché quando questo non è in offerta, chiaramente anche no. Però rimane sempre il primo nella mia classifica. Primo, ottimo. Ok, forse ancora qualcosina ce l'ho da mostrarvi. Ok, maschera per i capelli, questa mini maschera della testa nera, Gliss Hair Repair. Mini maschera, qui diceva che era monouso, ma in realtà con i capelli corti come li ho io, anche tre usi li fate, sono 20 ml di prodotto, li avevo presi, diciamo, in emergenza da Ipersop. Questa è una fialetta, che cazzo dico, un tubo da 20 ml. Ed è una maschera da tenere in posa un minuto. Mi sono spiegata? Perché ve l'ho detto che il mio cervello ogni tanto va in tilt. Lasciare in posa un minuto e sciacquare abbondantemente. Io mi sono trovata bene, non bene come il balsamo Pantene che sto usando adesso, quello che vi ho appena mostrato, 3 Minutes Miracle Lisci Seta, quello è meraviglioso. Quello addirittura io stamattina ho lavato i capelli, poi quando mi giro sento proprio l'odore di Pantene. Io lo amo. Un po' come amo il Dash, amo anche il Pantene. Non buono come il Pantene, però per provare un vezzo ogni tanto, un euro, lo prendete, lo provate, vedete come vi va. Poi andiamo ancora avanti. Finiti questi erano meravigliosi. Dischetti leva smalto della Mediterranea. Mediterranea, come vi ho detto prima, è il marchio della Fratelli Carli, che però si occupa appunto di cosmetici. Lo scorso anno avevo preso una sottospecie di calendario dell'Avvento, quindi febbraio 2019. E all'interno c'era questo prodotto, dischetti leva smalto. Questi sono fenomenali. Questi dischetti qui di Mediterranea sono 20 dischetti, se non sbaglio, sì, senza acetone, e rimuovono tutti, e dico tutti, quindi compresi anche quelli con i glitter, tutti gli smalti, che siano rossi, che siano blu, che siano neri, marroni, con i glitter, senza glitter, con le piccole pagliuzze dorate. Rimuovono tutto, cioè con un dischetto, vabbè, forse anche due. Rimuovete lo smalto, non puzzano, cioè sono veramente da ricomprare. Peccato che non vai a fare un ordine su un sito per 4 euro, ti pare? No. E quindi mi sono comprato un altro solvente. Credo di aver preso un leva smalto di Bottega Verde, quello lì in vetro, al miele o alla mandorla, può essere, non mi ricordo. L'ho preso al mare. Però questi sono veramente i miei dischetti preferiti leva smalto, ottimi, ma non puzzano poi, adoro. Andiamo avanti. È ora di registrare anche il video delle porcate, l'abbiamo capito. Poi ho fatto 2 volte il pediluvio con queste bombe da bagno piccoline, questa qui di Balea, questa era alla vaniglia, aspettate che vado a leggere. No, questa qui era al cocco, non so, mi sembra vaniglia dall'odore, però era al cocco, buona. Sempre quelle coccole che si fanno, coccole serali, mettete i piedi a bagno con l'acqua fresca quando fa caldo, una bella cosa. Questa l'avevo pagata 50 centesimi, credo lo scorso anno, al DM. Questa invece, altra bomba da bagno, però di Douglas. Questa qui era aspetta, Fizzing Bath Cube Talasso, quindi una cosa tipo talasso tipo terme, quindi acqua ozonata. Boh, credo di sì. Mi sono trovata bene, diciamo che tra le due, tra quella lì al cocco, per me vaniglia, e questa qui mi è piaciuta di più questa, perché forse è un po' più fresca per l'estate. Questa l'avevo trovata nel calendario dell'Avvento che avevo preso a ottobre del 2019, ma ve l'avevo fatto vedere. Poi cosa ho finito ancora? Ancora 4 cosine, poi vi lascio andare. È venuto un video lunghissimo come mio solito, ne faccio a fare le cose brevi, no? Allora, finito questo gel non igienizzante, perché questo è un gel detergente, tra cui ce n'è anche un'altra goccia, della Mercy Handy. Senti come l'ho detto, come le vere YouTuber, Mercy Handy. Questo qui della Mercy Handy me l'aveva regalato Simone sempre a gennaio per il nostro anniversario, insieme al mascara, quello lì di Sephora. Era venduta insieme alla sua crema mani ed erano buone entrambe. La crema mani era una di quelle creme per prevenire piuttosto che per curare una mano bella screpolata. Questo non era un gel igienizzante, ma era un gel detergente, c'è proprio scritto, quindi non pensate, la persona che lo usa non deve pensare di aver igienizzato le mani, ma solo di averle lavate. Il profumo era straordinario perché tutte le volte che io mi lavavo le mani, soprattutto se capitava in macchina, c'era qualcuno in macchina che si girava verso di me e mi diceva: "Ma hai spruzzato un profumo?" No, è questo. Ah, ok. Poi lo vai a odorare, sa proprio di mirtillo, è buonissimo. E poi lo usiamo anche adesso perché così un po' il braccio sbatte.
la tendina, ok? E poi proprio finiamo queste due gocce. La cosa bella di questo prodotto qui è che aveva i brillantini dentro. Cosa divertente, leggera, frivola, come tutte le cose di cui si parla qui. Ecco, buono, mi è piaciuto tantissimo. Poi, altro prodotto terminato. Vabbè, questo è un campioncino di profumo Roma Amori di Laura Biagiotti. Non mi ha comunicato niente di che. Non male, perché quando l'ho messo mi ricordo che o Simone o mia zia mi hanno detto: ma che profumo hai? Quindi non male come profumo, però non mi ha suscitato chissà quale curiosità. Poi, bagno schiuma Rabarbaro, questo qui di Erbolario, fragranza che io adoro, infatti ho comprato il profumo di recente. Questa me l'ha mandata Diego, vero? Ok. E appena appunto mi è arrivato il pacco, dovevo fare la doccia, dovevo lavarmi e ho usato questo prodotto qui. Fantastico. Se vi piace il profumo di Rabarbaro di Erbolario, o di Elborario, vabbè. Di Erbolario, vi consiglio di provarlo anche perché con i saldi estivi c'è il 50%, per cui cioè, cosa aspettate ad acquistarlo? Di più del 50% non lo scontano. Poi, ultimissimo prodotto, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e l'ho usato anch'io, non solo Simone. Vi ricordate il dentifricio che vi ho fatto vedere di Colgate, quello con neutralizzatore degli acidi dello zucchero, che ho detto che a me Simone faceva cagare? Ecco, Simone me l'ha smollato a me, me lo sono dovuto smazzare io e lui mi ha chiesto se avevo un altro dentifricio e io gli ho dato questo qui della Taumarin, l'avevo preso in farmacia, sono 20 ml di prodotto, formulato in gel, molto rinfrescante, molto erbaceo, ma non erbaceo amaro che sa di verza cotta o di acqua di vegetazione dei broccoli e dei cavolfiori, assolutamente no, quindi un erbaceo molto rinfrescante, veramente molto buono. Mi è piaciuto tantissimo. E devo aver pagato due di questi, ne ho ancora uno in utilizzo, 3 euro, forse 1,50 euro l'uno, sono un po' cari, me ne rendo conto, però della Taumarin non avevo mai provato niente, ho deciso di provare. Questo è con salvia menta, no, salvia, malva e camomilla, veramente buono. Può essere usato solo dagli adulti, c'è scritto qui, quindi evitiamo di comprarlo per i bambini, non so perché. Boh, comunque mi è piaciuto tantissimo. Bene, il video è finito, ho dato il meglio di me tra mostrare la tendina e dire uno sproloquio dopo l'altro, ma questo è il caldo che mi dà la testa. Poi quando sarà inverno e sproloquierò, a chi darò la colpa? Al freddo, ovvio. Vabbè, niente, io vi saluto, vi mando un abbraccio, un bacio, vorrei chiedervi se conoscete questi prodotti, se li avete mai provati, come vi siete trovati, se anche voi avete caldo, se state crepando di caldo anche voi come me. Se vi ricordate che tutte le volte che io registro un video, la maglia che indosso la butto a lavare perché sono un bagno di sudore. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio, un bacio, statemi bene, a presto, ciao ciao ciao.